Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente torna la serie sui rapper americani che tanto vi piace. Sono contentissimo di riportarvela. Quest'oggi portiamo un artista che mi avete chiesto in tantissimi. Allora, io sono in un rapporto di amore e odio con questa artista. No, non è vero, in realtà mi piace un sacco. Soltanto che non ho ancora imparato a pronunciare il suo nome, quindi lo chiamerò Lil Boat. Dato che si chiama anche Lil Boat, Lil Boat, lo chiamerò così. Perché il suo nome è Lil Yachty, pronunciato male. Però all'italiana in teoria yacht si pronuncia yacht, lo yacht, la barca, Lil Yacht, però c'è questa Y in fondo che mi confonde un sacco, quindi Lil Yachty, Lil Yacht, non lo so, lo chiamerò Lil Boat così siamo tutti contenti. Allora, oggi appunto andiamo a parlare di Lil Boat, Lil Yachty, insomma come volete chiamarlo, e prima di tutto vi volevo dire che su Odd Including, ovvero sul mio sito, sono usciti questi occhiali qua, che tante aspettavate, sono usciti finalmente, quindi potete trovarli sul sito. Niente, vi lascio il link in descrizione. Partiamo subito con questo video. Chi è Lil Yachty? Lil Boat è un cantante, ovviamente, un rapper, cantautore, insomma, come volete chiamarlo. È sicuramente uno scrittore, scrive musica e fa musica. Sicuramente è un musicista. È esploso negli ultimi due anni, tra il 2016 e il 2017, insomma, tra quest'anno e lo scorso anno. È esploso in questi anni qui. Come è esploso? È esploso per la sua canzone One Night, che è la più famosa attualmente. Forse non so se è quella più ascoltata in assoluto, però sicuramente è stato conosciuto per il suo singolo debutto, ovvero One Night. È veramente una canzone molto molto bella, molto carina, particolare. E devo dire che è sicuramente la canzone che racchiude più lo stile di Lil Yachty. I know you want this for life, taking pictures with all my life. Il suo vero nome è Miles Parks McCallum. È nato nel 97, tra l'altro il suo compleanno era ieri, quindi assurdo. Sto facendo questo video praticamente per il suo compleanno, bellissima sta cosa. È nato il 23 agosto, se non erro, in Georgia, se non erro. Non vorrei dire una cazzata, però mi pare in Georgia, però non sono sicuro. È salito alla fama, sicuramente insomma è arrivato alla fama grazie ai suoi due mixtape, ovvero Lil Boat, come lo sto chiamando adesso, sì, praticamente è un mixtape Lil Boat, e poi Summer Songs 2, che appunto è il mixtape che gli ha fatto praticamente esplodere in incredibile. Attualmente è sotto tre etichette musicali, ovvero Capitol Records, Quality Control Music e Motown Records. Questo artista ha lavorato con artisti veramente molto molto bravi, tra l'altro, cioè, promettente. Uno fra i tanti è D-R-A-M, lo dico così a spelling per farmi capire meglio, scritto Drum. Sicuramente lo conoscerete se conoscete Lil Yachty, lo conoscerete assolutamente, perché comunque sia ci ha fatto uno dei pezzi più belli probabilmente della sua carriera. Insomma, ha sempre collaborato anche con tanti artisti, tra l'altro è reduce di un feat con Macklemore, quindi cioè raga, dai, che quel video è una bomba, raga, guardatelo assolutamente. La canzone, come si chiama? Marmalade, la canzone si chiama Marmalade, andatevela a vedere perché è bellissima, spacca veramente tutto, è bellissimo anche il video, guardatelo veramente. I be riding through the town, my music loud, windows down, yeah, you can hear me now. Ovviamente King Boat, ovvero appunto ancora Lil Yachty, perché lo chiamano in 3000 modi diversi, ha anche un sito internet, in cui pubblica la sua merce, perché comunque sia lui inizialmente non era conosciuto come rapper, infatti non ha mai creduto nella storia dell'artista, del rapper, perché appunto lui in realtà non voleva far questo, cioè lui si era fatto una fanbase veramente grossa su Instagram per il suo vestiario, per appunto come si vestiva, per il suo stile, e da qui ci ha fatto appunto anche un business ovviamente, da qui è diventato un artista, da qui è riuscito a fare buona musica, è riuscito a coltivare bene appunto i suoi frutti. E da qui poi ha fatto un sito in cui vende la propria merce e racconta anche se stesso. Ci sono nel sito dei pezzi della sua vita, diciamo così, e poi ovviamente il sito viene aggiornato con date e tantissime altre cose. Nella sua gioventù Boat ha lavorato al McDonald's, sì, al McDonald's, classica catena che conoscete tutti. Lavorare in questo posto qui gli ha permesso di conoscere produttori e artisti molto molto bravi, e da qui appunto alcuni artisti che ha conosciuto in quell'epoca là, quando lavorava al McDonald's, se li ha portati su fino ad adesso, cioè quindi è veramente bellissima questa cosa che da giovane appunto lavora, da giovane che poi è ancora giovane alla mia età, ha lavorato prestissimo appunto al McDonald's, lavorandoci, ha conosciuto tantissime persone anche nel campo musicale, e poi si è portato dietro queste persone fino adesso, insomma, fino adesso che è veramente in alto. Yacht è sempre anche andato bene a scuola, sempre andato molto bene, aveva iniziato in Alabama l'università, però la smise dopo appena due mesi, se non erro. La smise appunto per dedicarsi al meglio, ovviamente, a quello che faceva. Tra l'altro lui ha sempre sperimentato diverse tipo di musica, cioè nel senso, anche se l'ho ascoltato adesso, infatti ha un genere tutto suo, un genere a parte, un genere nuovo, un genere che si fonde con
altri generi. Il suo rap viene descritto come mumble rap, però comunque sia è un accumulo di generi, di cose, di suoni diversi, e dice lui di averlo preso da suo padre, perché quando praticamente stava crescendo suo padre ascoltava tantissime cose diverse, praticamente gli è rimasta in testa tantissimi suoni diversi, e dice lui appunto è tutto grazie a suo padre. Yachty ha fatto anche il modello, ha fatto il modello per più cose, per cose diverse, ha collaborato con Supreme, ha collaborato con... ha collaborato con Supreme, ha collaborato con le Easy di Kanye West, ha fatto praticamente una sfilata appunto per Kanye West, ha collaborato con Burberry, insomma ha collaborato con tantissime anche marche nel vestiario, anche tantissime altre marche, quindi insomma è riconosciuto anche come personaggio, come modello, come stilista quasi, diciamo. Anche appunto fuori dal mondo della musica. Il suo successo iniziale fu anche grazie a Drake. Fu grazie a Drake che appunto grandissimo artista, anche Drake ovviamente uno dei miei artisti preferiti in assoluto, artista canadese veramente bravissimo, insomma spero che lo conosciate, famosissimo ovviamente. Drake nella sua radio, praticamente Ovo Sound si chiamava, è praticamente la radio di Drake, e mise praticamente una canzone di Yacht, appunto mise Minnesota, e da lì wow, ha cominciato sempre a salire. Insomma, Drake devo dire che ha lanciato tanti tanti artisti, anche XXX è stato conosciuto soprattutto anche grazie a Drake, cioè in quel caso come uno scontro, però comunque sia c'è stato veramente, in ogni caso Drake ha fatto lanciare tanti tanti artisti, grandiosa sta cosa. Ritornando al discorso iniziale delle hit appunto di Yachty, One Night, oltre ad essere una canzone molto bella, molto incredibile, fu conosciuta grazie a una cosa, fu conosciuta praticamente grazie a un video virale che appunto girava in America tantissimo, è arrivato qualcosa anche in Italia. Questo video virale praticamente ha fatto appunto il giro del mondo, e da qui appunto è stata conosciuta anche la canzone, pensate voi, grazie a un video virale che c'era di sottofondo questa canzone, cioè assurdo. Mentre stavo cercando la radio di Drake, appunto Soundrake, ho notato che praticamente c'era scritto in un sito che mi era comparso correlato, c'era scritto che praticamente la canzone Broccoli con D.R.A.M. è stata una delle hit più ascoltate di sicuro in America, insomma è stata tipo al quinto posto di un noto magazine e di altri siti assurdi, e io quindi praticamente si può dire che in assoluto Broccoli forse è la canzone più ascoltata in assoluto di Yachty, e forse quella che è forse quella più famosa appunto, probabilmente conoscete di sicuro quella. Una piccola curiosità, nel settembre 2015 Yacht è stato denunciato e appunto arrestato in un centro commerciale a Palm Beach. C'è stato tipo uno scambio di carte di credito, non ho capito, c'è stato un qualcosa con le carte di credito che ovviamente lo ha fatto arrestare. È strano, è bellissimo come ogni volta che parlo di un rapper ci deve essere sempre una presta di mezzo, bellissima questa cosa. Una cosa molto molto curiosa di Lil Bot è che da giovane ha subito tanto bullismo, lo racconta lui e l'ha raccontato in tanti altri, l'ha raccontato la madre, il padre, insomma i familiari l'hanno raccontato. E ha sofferto parecchio di bullismo. È veramente bellissima questa cosa che appunto è arrivato in alto e si è preso veramente una grandissima rivincita dall'infanzia, quindi complimenti sicuramente a questo artista, che è un artista incredibile, veramente molto molto bravo. Beh, vi dico la verità, neanche io lo conosco moltissimo, non l'ho ascoltato moltissimo, perché è un artista molto giovane, un artista molto nuovo, quindi con sound nuovi, di conseguenza non mi sono mai informato più di tanto su questo artista, essendo anche molto nuovo ha poco da raccontare, nel senso la storia la sta facendo la sua musica che è veramente incredibile. La sua musica viene descritta da lui stesso trappola bubblegum, insomma ma un qualcosa che veramente ti prende del dolce. Infatti lui ha deciso di campionare, ha deciso di usare basi, suoni di Mario Bros, suoni di Charlie Brown, suoni appunto appartenenti all'era anche del GameCube, quindi insomma suoni veramente dolci, quasi allegri, anzi allegri e molto appunto funny, cioè so funny veramente. Sicuramente si prospetta un grande grandissimo futuro per questo artista, è veramente un artista incredibile, anche con quest'ultimo feat con Macklemore, insomma si vede che la qualità c'è, ha persone alle sue spalle veramente molto grandi, molto brave a fare quello che fanno, ad esempio appunto il suo manager, che è il manager anche dei Migos e di Gucci Mane per esempio. Se continuerà così sicuramente andrà sopra tantissimi altri artisti, comunque è già molto molto famoso, sicuramente
l'artista, non dico dell'anno, ma forse sì, anche volendo. Incredibile l'album che ha fatto uscire anche quest'anno, veramente molto bello, ascoltatelo tutti. Niente ragazzuoli, questo era Lil Yachty o Lil Bot, come volete chiamarlo, King Bot, 3000 nomi diversi. Spero che vi sia piaciuto questo video, è un video un pochino più veloce rispetto al solito, meno pieno di informazioni rispetto agli altri, perché c'è veramente poco da dire su questo artista a parer mio, cioè nel senso è la musica che parla per lui. Devo fargli i miei complimenti perché sinceramente quando voglio ascoltarmi qualcosa di divertente e bello mi ascolto sicuramente la sua musica. Poi una cosa interessantissima è che anche lui finalmente è un trapper, diciamo così, che non fuma. Non gli piace fumare, non l'ha mai fatto perché per esempio suo fratello era uno spacciatore, una cosa del genere, e tipo lui non ha mai coltivato questa cosa della marijuana perché suo fratello l'ha spacciato, tipo una roba del genere. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento, scrivetemi il prossimo rapper che volete qua sotto nei commenti. Qua era Dam, mi raccomando seguitemi sui social, soprattutto Instagram, e niente, bella raga.